Gesù il Signore, alleluia. Siamo giunti alla solennità dell'Epifania del Signore. E questo evento liturgico è segnato dall'annuncio della parola del Vangelo che ci giunge dall'Evangelista Matteo. Matteo ci guida alla grotta di Betlemme. Ci guida ai piedi del Signore Gesù. Presso questa grotta, dove il Verbo fatto carne è venuto ad abitare in mezzo a noi, corrono i pastori. Dopo i pastori e dopo il canto, la gloria, l'esultanza degli angeli, giungono anche i magi. I magi sono il segno di un popolo che non è dei circoncisi, non è il popolo dell'alleanza, è il popolo dei pagani, il popolo dei gentili. Già all'inizio della vita di Gesù è chiaro un grande insegnamento. Egli è venuto per fare dei due popoli uno solo, per abbattere, come Paolo ci racconta, ci scrive nella lettera agli Efesini, per abbattere il muro dell'inimicizia e per fare un solo uomo nuovo. Giungono attraverso un percorso particolare che potremmo definire in due parti. In una prima parte sono essenzialmente guidati dalla stella. E questa stella conduce i magi a Gerusalemme. Gerusalemme è la città del Tempio, la città del gran sacerdote, la città della casta sacerdotale, la città del re di Israele. E lì i magi affrontano un secondo percorso che è espresso in modo particolare dalle parole della Scrittura. La parola di Dio guida il loro percorso finale ed è a Betlemme di Giuda che devono giungere. Lì ritroveranno ancora la stella che brillerà per loro fino a quel momento e poi in un certo senso si spegnerà. Questa stella indica il cammino dell'uomo alla ricerca di Dio. Indica la ragione, l'intelligenza che conduce l'uomo alle porte del mistero. Poi si apre un percorso nuovo per l'uomo, quello della fede, quello illuminato dalla parola di Dio. E questo percorso di fede, di ricerca d'abbandono del cuore, conduce i magi a riconoscere Gesù, a trovare Gesù. Il cuore di tutto l'insegnamento non è nei magi, nel loro viaggio, negli elementi simbolici dei loro doni, nella stella che guida, nel loro dialogo con Erode, non è in tutto questo. Il cuore di tutto l'insegnamento biblico è in due sole parole: prostratisi lo adorarono. Il cammino di fede conduce l'uomo, conduce la sua intelligenza e il suo cuore, conduce l'uomo a riconoscere Gesù, a prostrarsi e ad adorarlo. Il cuore del Vangelo è Gesù. È Gesù che si manifesta, Gesù che si dona, Gesù che si consegna ad ogni cuore umano. E qui troviamo la seconda categoria degli uomini che accettano e riconoscono Gesù e lo accolgono come loro Signore, come loro Messia, come loro Redentore, come loro Salvatore. Un'accoglienza che trova in altri uomini rifiuto e resistenza. Erode rappresenta quell'umanità che rifiuta di accettare, rifiuta di accogliere quell'umanità che uccide Dio,
quell'uomo che non è disposto ad accogliere Dio così come Dio si manifesta, così come Dio si rivela. Ma ai piedi di questo bambino, di questo infante, comincia una storia nuova. I magi tornano, guidati da un'ispirazione divina, per altre strade. E la stella, in un certo senso, non li accompagna più. Ormai hanno trovato la vera luce del mondo. Ormai hanno trovato Cristo, luce delle genti. E ai suoi piedi hanno consegnato dei doni, ma sono ripartiti con dei doni. Sono ripartiti accompagnati dal dono della salvezza, sono ripartiti accompagnati dal dono della redenzione. Questo è l'insegnamento più bello che possiamo cogliere dalla solennità dell'Epifania del Signore. Un insegnamento che ci porta in modo particolarissimo, cari amici, cari fratelli, sorelle, a cogliere profondamente nel nostro cuore il nostro essere prostrati davanti al Re e il nostro ripartire portando nella nostra vita la Signoria di Gesù, la sua salvezza e la sua luce. C'è un mutamento di rotta, potremmo dire, in questo percorso. Noi siamo chiamati ad essere la stella dell'evangelizzazione, cioè la stella che guida i fratelli, che illumina i fratelli, che dà speranza a coloro che non conoscono l'amore di Dio, che li raccoglie dall'esperienza di vita dove essi svolgono la loro storia, la loro esistenza, e li conduce a questo incontro. È bello anche considerare che la stella, dopo aver condotto a Cristo, sparisce, non c'è più. È la nostra missione, portare a Cristo e lasciare al cuore di Cristo ogni fratello e ogni sorella. Lasciare che sia la luce di Cristo ad illuminare e non la nostra povera luce di uomini a guidare. Celebrare la centralità di Cristo nella vita del credente, nella vita della comunità, nella vita della Chiesa. Siamo anche chiamati ad essere oro, ad essere incenso, ad essere mirra, cioè ad essere sacerdoti, uomini oranti. La nostra vita è una vita di preghiera che sale al cielo. Essere uomini che lavorano nel mondo degli uomini perché il regno di Dio si diffonda sempre più, perché Gesù sia l'unico solo Signore. Ed essere anche uomini sacerdoti del dolore umano. La mirra è in un certo senso un po' la nostra esperienza di condivisione della passione di Cristo e soprattutto il nostro ruolo di essere cirenei del dolore dell'uomo, perché ogni dolore in Cristo ritrovi il suo valore salvifico e la sua luce. Auguri, perché questa manifestazione sia sempre più piena nella nostra vita, nella vita del rinnovamento, nella vita della famiglia, nella vita della Chiesa, nella vita di ogni cuore che cerca Dio. E Gesù è il Signore. Alleluia, alleluia. Pace e gioia.